sua prima vittoria verso questa maglia rosa e approccio al giro. È arrivato qui con questa condizione subiudice e lui risponde così. Sì, senz'altro, e ricordiamo che anche la prima vittoria di tappa di Alberto Contador al Giro d'Italia, perché 3 anni fa, quando aveva vinto la Corsa Rosa, non si era imposto in nessuna tappa. È un campione al quale piace correre dando spettacolo, oggi ce l'ha dato, senza pensare che ci sono ancora 15 giorni e che ci sono ancora tantissime salite. Ha dato spettacolo, ripeto. Ha dato spettacolo, però non ha mai mollato, perché la caratteristica di Contador, forse è un Contador nuovo, ecco qui lo vediamo, ha un problema con la bicicletta, la cambia, aspetta l'ammiraglia, cambia la bicicletta, però non perde la pazienza, prende una bici più leggera e va. Alberto Contador spinto da Bjarn Riis e va, è un Contador, però mi sento di dire, ecco intanto lo scatto che non lascia nessun dubbio sullo stato di forma e su quello che vuol dire questo Giro d'Italia, perché io credo che va interpretato in senso di riscatto questo Giro d'Italia di Contador, cioè il Contador che abbiamo sempre visto fin qui è un Contador che ha giocato di rimessa, nel senso ha dovuto gestire situazioni difficili con Armstrong, la situazione di Rasmussen al Tour, la vicenda con Andy Schleck quest'anno al Tour de France. Qui è un Contador che dice: signori, sono il più forte del mondo. Sono d'accordissimo, è diverso da tutti, ma io ho la mia teoria che la ribadisco: lui deve dar spettacolo, lui è subgiudice, lui verrà giudicato dal TAS in giugno, dobbiamo dirlo, e se lui in questo giro dà spettacolo in questa maniera sino all'ultimo traguardo a Milano, chiaramente potrebbe condizionare questo giudizio del TAS. La meraviglia di questo pubblico siciliano che era venuto qui per Vincenzo Nibali e che ora applaude Alberto Contador. Questo è il ciclismo, questa è la bellezza di questo sport. Seguiamo proprio la premiazione in diretta di Alberto Contador, che indossa la sua maglia rosa nella prima sua vittoria al Giro d'Italia. Contador, lo ricordiamo, nel 2008 vinse il Giro d'Italia e qui è un Contador liberato. Adesso oggi bisognerà fare il processo in qualche modo a chi è mancato. Nel finale abbiamo visto uno splendido Nibali, però Beppe, o non ce la facevo e ho scattato troppo tardi, Vincenzo. Ma dobbiamo dire innanzitutto che Scarponi è stato generosissimo, magari ha sbagliato anche nella scelta del rapporto perché spingeva un rapporto troppo duro, ma ha fatto lavorare la squadra tutto il giorno, è stato grandioso, questa immagine bellissima. Il bacio della maglia, il bacio allo sponsor, ma il bacio di quella maglia trattenuta, come a dire, questa maglia qui per me vale tanto. Contador commosso, raramente l'abbiamo visto anche al Tour de France. È vero, è vero, un altro Contador, nuovo, sicuramente. Diciamo, ma Scarponi è stato comunque generosissimo, ha fatto lavorare la squadra in maniera splendida per tutto il giorno, ci ha creduto e purtroppo ha sbagliato tatticamente, ma lo diciamo adesso di fronte a questo corridore, perché questo stacco, questo scatto di Contador lo ha ingolfato un po'. Nibali più di tanto evidentemente non poteva dare. Abbiamo anche ascoltato Vincenzo Nibali al microfono di Fabrizio Piacente dire che non stava troppo bene, non era la sua giornata, se ne era avuto la sensazione. Pietro Plastia dal mondo della rete, ecco, a 1 chilometro dall'arrivo va via Vincenzo Nibali con Kreuziger e Garzelli. Lo ricordiamo, Nibali oggi quarto sul traguardo qui dell'Etna, quinto Kreuziger, terzo Garzelli, secondo Ruiano, primo in assoluto Alberto Contador, prego. C'è molta delusione per Nibali, qualcuno dice è scattato in ritardo, ma anche un grande riconoscimento per Contador, perché praticamente il nostro gruppo è intasato, si è fermato tutto, riconoscimento per questo gesto atletico veramente eccezionale. La forza e la forza di Contador e la potenza la si vede in questi volti di chi arriva, Ciro, di chi taglia il traguardo, la loro fatica e la sua freschezza. Ma infatti, e poi a proposito di Vincenzo Nibali, io non credo che questo splendido pubblico debba essere deluso. Vincenzo ha corso bene.